Il sud Italia è in stato di massima allerta a causa delle eruzioni simultanee dei vulcani Etna e Stromboli, situati in Sicilia. L'intensa attività vulcanica ha provocato l'emissione di cenere e lava, costringendo le autorità ad aumentare il livello di allerta e chiudere temporaneamente l'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore, l'Etna, uno dei vulcani più attivi del mondo, ha illuminato il cielo vicino alla città di Catania con la sua vigorosa eruzione. Unisciti a noi per rimanere aggiornato sugli ultimi eventi in tutto il mondo. Contemporaneamente, lo Stromboli, situato al largo della costa nord della Sicilia, ha lanciato lava che è corsa verso il mare. L'Agenzia di Protezione Civile Italiana ha emesso il livello più alto di allerta, il rosso, per lo Stromboli, avvertendo della possibilità di un peggioramento della situazione. Il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha affermato che lo Stromboli è sotto sorveglianza e che i piani di evacuazione sono pronti in caso di emergenza. Le forze di sicurezza hanno preventivamente aumentato il numero di vigili del fuoco sull'isola, mentre i residenti e le autorità di Catania lavorano alla pulizia delle strade e dei veicoli coperti dalla cenere vulcanica. L'aeroporto di Catania è stato chiuso temporaneamente a causa della cenere che ha coperto la pista. Questo evento è un potente promemoria della forza della natura e della necessità di essere sempre preparati a gestire i suoi impatti.